D'accordo qui con Giuseppe. Allora, andiamo nella ennesima pausa musicale. Questa volta vi dedichiamo Generazione dei Fenomeni degli Stadio, perché credo che potete essere una generazione di fenomeni. E poi, ovviamente, la nostra grande Sabrina Cicconetti ti ha preparato qualche domanda. Vedi, il nostro pubblico interagisce, anche se è un pubblico diciamo, di settore, però poi è un pubblico che, come te, dal punto di vista dei genitori, sta sul pezzo, sta sui problemi reali che ci sono all'interno della scuola. Ci sentiamo dopo, Generazione dei Fenomeni degli Stadio. Io sono qui che annaffio i fiori mentre tu sei fuori con chissà chi. Dimmi davvero cosa pensi, non mi devi dire sempre solo sì. Le ragazzine di 15 anni ne dimostrano quasi 30, ma stanno bene così, così. Trattami come un uomo che non sono un bambino, non mi diverto più. Poi cosa chiedi perdono quando sbaglio io, che cosa c'entri tu? Vorrei soltanto un po' di tenerezza, magari solo una carezza. E ti costa, lo so, lo so. Generazione di fenomeni, siamo noi. Generazione di fenomeni, ma come mai? C'è chi ha paura di andare in seggio via e si vergogna un po'. E chi è stato addirittura in polizia. Però non siamo mica tutti uguali noi, c'è chi è più bravo, lo sai, a lasciare, a far l'amore e a togliersi dai guai. Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi. Generazione di fenomeni, ma come noi. Magari hai pure un cuore, ma devi stare attento a non mostrarlo mai. E poi per un favore devi dire, ehi, in cambio tu cosa mi dai? E poi nel caso che ti innamorassi, dici vorrei tu mi credessi. Io non sono così, così. Generazione di fenomeni, tutti eroi. Generazione di fenomeni. Io gioco a fare il duro, ma ti giuro sono buono, lo sai. A volte piango ancora, non ci crederai. Madonna, guarda che fenomeni, siamo noi, ma siamo proprio dei fenomeni. Generazione di... Generazione di... Generazione di...
Bene, siamo rientrati in diretta, Radio Roma Futura, la scuola siamo noi e il nostro ospite di oggi Giuseppe Spataro, vicepresidente della Consulta Studentesca Provinciale, ovviamente di Roma. Allora, caro Giuseppe, mi stava venendo di chiamarlo in un altro modo, vedo Pietro al di là dell'acquario. Giuseppe, sai, io queste sempre devo passare sempre il cervello, la connessione dall'italiano, dal romanesco, al castigliano, al catalano, quindi ogni tanto mi viene di chiamarti in catalano al posto di Giuseppe, come Giuseppe Guardiola, come Pep Guardiola, quindi anche un nome molto importante. Allora, caro Giuseppe, abbiamo appunto la nostra grande Sabrina Cicconetti che ti fa due domande. Partiamo dalla prima. Secondo te, tutte le riforme che si stanno attuando porteranno inevitabilmente alla privatizzazione della scuola pubblica? Allora, secondo me ci sono dei provvedimenti che stanno muovendo in quella direzione. Probabilmente non si può parlare addirittura di privatizzazione, però ci sono dei provvedimenti. I stessi test invalsi, come abbiamo già detto, è una forma di privatizzazione, dal momento che ridistribuisce i fondi che vengono chiamati premi in base ai risultati di questi test. Risultati di questi test che possono essere intanto molto più semplicemente falsati dalle scuole private, perché hanno una diversa gestione e quindi possono essere molto più semplicemente falsati rispetto a quelli delle scuole pubbliche. In secondo luogo, creano delle disparità che non sono meritocratiche, perché ogni scuola ha il suo mondo e la sua particolarità. Creare scuole di serie A e di serie B vuol dire privatizzarle, vuol dire che le persone che più potranno permettersi un certo tipo di scuola andranno in quel tipo di scuola, chi non se lo potrà permettere dovrà accontentarsi di quelli di serie B. Altri provvedimenti come il finanziamento delle scuole private è un passo verso la scuola privata. Su questa questione in realtà è una questione un po' più complessa. Bisogna considerare che la scuola privata in un certo senso però dà la possibilità a certi studenti di non affacciarsi sul pubblico e quindi di non gravare sulle casse dello Stato, quindi in realtà la questione è un po' più complessa e va trattata sicuramente con un po' più di complessità. Sicuramente il fatto che vengano finanziate le scuole private è un controsenso, perché la scuola privata si finanzia con i soldi di chi ne usufruisce e non dovrebbe essere finanziata con i soldi di chi invece paga la scuola pubblica. Perfetto, molto bene. Giuseppe ha perfettamente i tempi della radio, gli faccio i complimenti in diretta. E poi la cosa che ci piace di questi ragazzi è vedere la loro passione per tentare di cambiare qualcosa. Per noi vecchietti, almeno per me, insomma, perché pure se ho 40 anni sono vecchietto, è qualcosa di molto positivo. Allora, Giuseppe, l'altra domanda di Sabrina è questa. La nostra scuola avrà ancora la possibilità di essere al passo con il resto delle scuole europee? Non si può fare altrimenti, nel senso che bisogna poter abbattere questo gap che sicuramente c'è. In realtà noi potremmo essere migliori delle scuole europee, dal momento che abbiamo un sistema, come abbiamo detto prima, un sistema didattico e anche l'energia viva delle scuole, cioè i professori che ci lavorano tutti i giorni. Sono veramente, si dice spesso anche forse troppo gratuitamente, i professori sono l'eccellenza della scuola, e mentre si dice questo però si tolgono fondi. In realtà è proprio questo, è proprio questa qua il punto focale di tutto. I professori, dopo che sono state proposte diverse cose che fortunatamente sono state respinte, come per esempio la legge Aprea, che voleva aumentare il numero di ore per i professori, insomma, ogni volta che vengono si cerca di colpire questa fascia. In realtà questa fascia è quella che potrebbe addirittura fare il salto in alto.
Il problema è che l'Italia ha un problema proprio pratico. Come avevo detto, gli studenti oggi forse sono anche più interessati a questo. Il problema pratico che non dà la possibilità alla scuola italiana di poter arrivare e avanzare su quelle europee sono problemi pratici dovuti all'edilizia, dovuti ai strumenti che noi abbiamo per studiare, dovuti per esempio a, appunto, i laboratori. Io sto in un classico e quindi non ho avuto questa esperienza, ma molti laboratori e molti istituti tecnici hanno proprio dei problemi dovuti alle strumentazioni. Questo è il grande problema della scuola pubblica italiana. Il problema è che probabilmente non viene valorizzata non viene valorizzata come dovrebbe e quindi non si riesce a sfruttare questa energia, questa forza che potrebbe scatenare e che potrebbe essere molto superiore a quella delle altre scuole. Bene, bene. Intanto interagisce sempre con noi Sabrina Cicconetti tramite Facebook e ti fa i complimenti e ti ricorda appunto che la legge Arpea non è stata abbandonata. Vai. Sì, infatti no, in realtà la legge Aprea poi è molto interessante. Aprea, sì, la legge Aprea è molto interessante perché in realtà poi, se proprio ci pensiamo, intanto sì, ha ragione, dato che è stata solo accantonata e verrà probabilmente riproposta. E poi c'è da considerare anche il fatto che la legge Aprea è stata tolta perché eravamo in periodo elettorale. Quindi è molto interessante anche questo, considerare che comunque in periodo elettorale è stata tolta e che il movimento studentesco insieme, cioè ovviamente devo dire la verità, c'è stata una mobilitazione incredibile per la legge Aprea e questo ha sicuramente influito su il ritiro di questa legge, perché effettivamente non è stata completamente accantonata l'idea, però c'è pure da considerare il fatto che appunto era in periodo elettorale, quindi è interessante anche vedere questo per capire le dinamiche comunque di come vengono gestite queste cose. Non è proprio questo, la gestione della scuola, la scuola non è un'azienda. La scuola non deve essere una fonte di profitto oppure una voce nel bilancio dello Stato, deve essere un qualcosa che può dare molta energia. Senti, Sabrina ti chiede, l'anno prossimo sarà un anno di fuoco? Voci dal movimento ci dicono che non è facile compattarsi, sicuramente ci saranno delle lotte da fare, delle lotte per continuare questo... una sorta di trend che è stato iniziato soprattutto per quanto riguarda il finanziamento sull'edilizia e molto altro. Speriamo che si possa fare qualcosa di costruttivo, quello sicuramente, perché spesso il movimento si è perso, spesso il movimento è stato un fuoco di paglia. Se riusciamo a trasformare il movimento non in un fuoco di paglia, non in un movimento solo di protesta, ma in qualcosa di costruttivo, sicuramente riusciamo a fare il massimo. Benissimo, benissimo. Allora, la cosa bella, caro Giuseppe, io spero che sia apprezzata anche da voi studenti, è il fatto che il mercoledì c'è questa trasmissione La scuola siamo noi, domani c'è la trasmissione Ascoltando si impara, ma credo che le domande che ho fatto oggi a te le posso fare anche a Sabrina domani, dal suo punto di vista di genitrice e diciamo di dirigente scolastica. Infatti lei ci dice serve un'unione di tutte le forze che sono all'interno della scuola, sei d'accordo? Assolutamente, soprattutto anche il fatto che secondo me debbano interagire le scuole elementari, soprattutto medie, con il liceo, cosa che per esempio non avviene. La scuola è unica e quindi bisogna la gestione del ministero, che è un ente unico, e quindi bisogna sicuramente unire le forze. Purtroppo, devo dire la verità, nel liceo spesso la forza dei genitori è molto 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 meno forte. Questo è un problema, perché in realtà potrebbero fare molto. Il problema è che appunto la questione è che fino alle medie, cioè secondo l'opinione comune, fino alle medie se ne occupano genitori e professori. Dalle medie in poi, dal liceo, se ne occupano studenti e professori. Questo in realtà non è giusto, perché ci stanno anche i genitori che sono poi in realtà i primi fruitori del servizio, e quindi se riuscissimo a sensibilizzare i genitori del liceo, come allo stesso modo sensibilizzare i studenti delle medie, che saranno un giorno dei cittadini e dei